Grazie Presidente. Io ho chiesto di intervenire a fine seduta per ricordare e segnalare che il 3 gennaio ultimo scorso un ragazzo di 28 anni è deceduto in autostrada nel tratto Lodi-Casalpusterlengo. La sua fidanzata di 27 anni è in gravissime condizioni. Altre 10 persone sono state ferite, tra cui 5 minori. Non si tratta però di un normale incidente autostradale, si tratta dell'ennesimo caso di incidente creato dalla presenza di animali, in questo caso animali selvatici, di ungulati, nella specie cinghiale, in autostrada. Fermo restando la responsabilità di chi deve avere cura della recinzione e della protezione della rete autostradale, il fenomeno degli incidenti causati da animali selvatici sulle strade del nostro paese sta assumendo delle dimensioni veramente grosse. Solo in Lombardia ultimamente 400 incidenti stradali, di cui 2 mortali. Migliaia di altri incidenti nelle altre regioni. Le regioni hanno il compito di gestire e verificare la presenza degli animali selvatici sul proprio territorio, ma non riescono a farlo liberamente o come dovrebbe essere. Ad esempio, la regione Lombardia, che è stata direttamente coinvolta da questo ultimo grave incidente, non ha la possibilità di provvedere al controllo della fauna selvatica, in quanto impedita da pareri che gli vengono forniti dall'ISPRA, che sostanzialmente impediscono, vietano la possibilità di fare gli interventi come dovrebbero essere fatti. Nella fattispecie viene vietato il controllo tramite la braccata perché è ritenuta troppo invasiva, tralasciando da parte di ISPRA il fatto che forse, se si tratta di atteggiamenti invasivi, c'è da riferirsi agli animali che provocano i morti nelle nostre strade e gli incidenti. Siamo a conoscenza di persone, di cittadini che oggi sono seduti su una sedia a rotelle a causa di incidenti. È necessario quindi, mi avvio a concludere, rivedere completamente il sistema, eliminare il sistema dei pareri centralizzati di un ente come ISPRA su delle questioni, su dei giudizi e delle iniziative che dovrebbero essere di carattere locale. È necessario mettere riparo a una sentenza della Corte Costituzionale che ha modificato il sistema del controllo faunistico nel nostro Paese, ridando la possibilità agli operatori interessati di intervenire. Sotto questo punto di vista, il richiamo che io faccio, ma è sostenuto anche dall'intero mondo agricolo, oltre che da tutti quei cittadini che viaggiano nelle nostre strade, autostrade, ma soprattutto anche nelle strade di campagna e di Appennino, affinché si giunga il più velocemente possibile a una revisione della legge nazionale, al superamento di questi pareri dell'ISPRA e di questa mentalità ISPRA, che con pareri che spesso e volentieri diventano imbarazzanti, come in questo caso, ma del resto è sufficiente ricordare il parere ISPRA trasmesso alla Commissione europea sulla revisione dei KCI, perché dobbiamo eliminare queste posizioni che in questo caso, per quanto gli incidenti, risultano essere alla fine come risultato un danno grave alla salute pubblica, sulla quale tutti quanti noi dobbiamo badare e superare determinate mentalità animalistiche o protezionistiche che purtroppo ogni giorno che passano regnano di più anche all'interno di un istituto importante come ISPRA. Grazie, senatore Buffon.